E rieccoci in diretta, siamo qui dalla libreria di Colè del centro commerciale Le Vigne. Abbiamo una sorpresa. Ciao a tutti, sono Federica. Esatto, Federica è qui con noi. Ciao Federica, come va? Ciao, bene, grazie, tu? Benissimo, siamo contenti di averti qui al centro commerciale Le Vigne. Ti aspettavamo. Poi tra l'altro è davvero simpatico il video che in questi giorni è girato molto, il video che, in cui invitavi a venire numerosi al centro commerciale. Io sono felicissima di essere stata invitata e vi ringrazio nuovamente. Sì, raccontaci, conosciamo qualcosa in più su Federica, descriviti qualcosa su di te. Allora, come penso si sia visto anche da casa, sono una ragazza abbastanza semplice, mi piace dimostrare appunto le mie qualità senza comunque portare avanti quello che non serve. Mi piace l'umiltà, la determinazione, la dedizione, tutte queste caratteristiche che penso dovrebbero essere alla base per tutto. Sì, e raccontaci com'è la tua esperienza, ricordiamo, ad Amici di Maria De Filippi, come hai deciso di entrare, cioè com'è l'idea? Allora, se tu parli dei provini, ti racconto che è stata una barzelletta, perché chi mi conosce sa che la sicurezza in me stessa comunque non è ai livelli alti. Quindi i miei genitori mi hanno spinto a fare i provini, a buttarmi dopo tanti sacrifici comunque di una vita intera. Non pensavo assolutamente di entrare, perché tutta l'Italia fa i provini, e tutt'oggi che sono qui con te a raccontarti della mia esperienza, anch'io sono incredula di averla vissuta, quindi è un'esperienza un po' controsenso. Sì, com'è stato? Diciamo, è stato faticoso tutte le prove? Allora, è stato faticoso, sì, però l'amore per quello che, cioè, per quello che hai fatto per tutta la vita ti ha portato a risolvere ogni problema lì dentro, e quindi ogni giorno mi svegliavo con la volontà di dover compiere quel lavoro al massimo con l'impegno massimo, insomma. Sì, noi, lo sai, qua al centro commerciale Le Vigne abbiamo ospitato, anzi ringraziamo il direttore, la direzione, grazie, la proprietà. Grazie di nuovo anche da parte mia. Ci stanno ascoltando, ricordiamo, quindi un saluto alla direzione. Abbiamo ospitato qui al centro commerciale Deborah Jurato, IDR Jack, anche Giada Gasucci, insomma tantissimi nomi di amici in questo periodo. Tu con chi è legato di più? Allora, ti dirò, ancora oggi ci sentiamo tutti insieme, nel senso siamo rimasti una grande famiglia, e quando allora ci divisero in due squadre per noi fu una cosa abbastanza, una delle cose più faticose che comunque abbiamo affrontato lì dentro, perché doverci scontrare l'un l'altro, comunque sapendo che magari la vittoria o la perdita di una partita, di un gioco, perché alla fine è un gioco, possa comunque cambiare la vita al tuo amico, diciamo. Quindi sono rimasta legata a tutti, voglio bene a tutti, sento tutti, e spero che comunque continuerà anche nel futuro il nostro bel rapporto. E con Maria, com'è il rapporto con Maria? Allora, con Maria, come si usa il dire, io sono stata sempre con sei piedi dentro mezza scarpa, perché l'ho sempre vista come un mito da seguire, quindi averla davanti è stata una forte emozione, però dopo averci fatto l'abitudine, insomma, mi sono anche aperta nei suoi confronti, ho chiesto consigli. Lei è come la si vede da casa, tutti mi chiedono, ma com'è Maria? Maria è identica a come la vedi da casa. È una mamma, è affettuosa, è umile, tutto positivo. Sì, ricordiamo appunto, quindi è stata una bellissima esperienza questa di Amici. Sì. Finita male, però vabbè. È sempre però un'esperienza, diciamo. No, non per non aver vinto, perché sì, comunque il mio obiettivo non era vincere, era semplicemente godermi quello che mi ero guadagnata. E con un'ernia non è stato possibile, però vuol dire che devo andare così. Sì, ricordiamo, hai tantissimi fan, abbiamo visto su Facebook, ho sbirciato la tua pagina Facebook di Federica Rigoli, tantissimi fan che scrivono sempre. Che rapporto hai con i fan che ti seguono? Allora, io non sono la tipa che comunque piace tirarsela, quindi cerco
siccome sono in molti, come detto, a scrivere, cerco di rispondere a tutti, però a volte davvero sono veramente tanti, quindi non ho la possibilità di farlo, ma cerco di farlo sempre con tutti, quindi ho anche del dialogo con loro. E sono felicissima comunque di averli accanto, perché quando non era ancora iniziato il serale, comunque vedevo da fuori tutto questo sostegno da casa, comunque mi facevo anche coraggio per andare avanti, diciamo, quindi li ringrazio nuovamente. Sì, se passiamo, diciamo, ai progetti per il futuro, ecco. Puoi dirci qualcosa? Allora, io ho un motto che ho sempre utilizzato: vorrei appunto lavorare sognando. Cosa significa? Vorrei appunto introdurre nel mio lavoro il mio sogno, ovvero la danza, però sappiamo che in Italia è abbastanza difficile, cioè, avere spazio, dato che comunque ci sono molte persone che come me inseguono il loro sogno, quindi incrociamo le dita. Io farò di tutto per realizzare anche quest'altra cosa. Sì, noi ti facciamo i migliori, in bocca al lupo, gli auguri. Grazie, crepi. Ok, quindi adesso vedi, qua ti aspettano numerosissimi fan. Io arrivo. Diciamo, nel videomessaggio l'hai anticipato che ti farai le foto con, certo, tutti, gli autografi con tutti. Quindi, certo, è bellissima e bravissima, come abbiamo scritto, diciamo, negli annunci, Federica Rigoli è qui al Centro Commerciale Le Vigne. Adesso ci sono i fan che aspettano, io direi di andare. Ti lascio ai fan. Di raggiungerli, va okay, bene. Ti ringrazio. Io ringrazio te, ringrazio nuovamente la direzione e tutti voi che mi avete invitato. Spero rimarrete contenti comunque della mia presenza. Sì, siamo davvero felicissimi. Grazie. Ok, grazie. Un bacione a tutti.